delle live, l'associazione italiana contro le leucemie, vi invitiamo a acquistare le serie di Natale per una buona causa e ringraziamo Lara per aver allestito questo molto importante luogo di ritrovo al nostro ingresso qui al paradiso. Presentiamo ora le squadre che scenderanno in campo partendo dagli ospiti con il numero 1 Mattia. Da una parte la voglia di riscatto e di centrare la prima vittoria esterna alla seconda stagionale, dall'altra quella di centrare le Final Eight di Coppa Italia. Buonasera amiche e amici di Eleven Sports, Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto dal Palavispe e l'undicesima giornata di Serie A Beretta. Si affrontano la Pallamano Bressano Cassa di Trento ed il Secchia Rubiera, due squadre che hanno obiettivi diversi, due squadre che però stasera si ritrovano con lo stesso target, ossia quello di portare a casa i due punti importantissimi per il Secchia, che sinora ha festeggiato solamente una volta il 25 settembre, un 26-25 di misura contro l'Albatro Siracusa, due punti che purtroppo le valgono l'ultima posizione in classifica con 194 reti fatte e 284 subite, 213 invece reti realizzate dal Bressano, 204 quelle incassate. Bressano che invece occupa la quinta posizione in graduatoria in Serie A Beretta. Bressano che ha però due gare in meno rispetto a tutte le altre formazioni. Questo perché ha già effettuato il turno di riposo e poi perché dovrà recuperare il turno di sabato scorso saltato in quanto era ospite del Conversano. Conversano che però al Pala San Giacomo nel frattempo ospitava i norvegesi del Nerbo, vittoria del 27-25, ma purtroppo, notizia proprio di pochi minuti fa, il Conversano non è riuscito a centrare il passaggio del turno in European Cup proprio perché in Norvegia ha praticamente rimediato una sconfitta per 31-27. C'è tanto dispiacere. Conversano e Bressano si affronteranno però infrasettimanalmente l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Vedremo però prima come terminerà questo incontro odierno. Al mio fianco, come sempre, c'è Francesco De Vigili. Francesco, come la vedi questa partita? Innanzitutto buonasera, buona pallamano a tutti. Hai detto bene Gianmarco, due squadre con due obiettivi diversi. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo, che è importantissimo, tentare di qualificarsi matematicamente per la Coppa Italia, di raggiungere la miglior posizione possibile. Chiaramente oggi la parola chiave è non sottovalutare assolutamente l'incontro e di dare il meglio e dimostrare la nostra pallamano. Coppa Italia, che è un trofeo che entrambe le formazioni possono annoverare nella loro bacheca, il Bressano, quella conquistata nella stagione 2017-18, per il Secchia, quelle del 93-94 e del 2004-2005, Gamma 2 Secchia all'epoca, una formazione, praticamente una nobile decaduta, il Secchia Rubiera Franz, visto che negli anni 90, e a cavallo tra negli anni 90 e 2000, ha praticamente annoverato nelle sue formazioni tanti campioni, tra questi possiamo annoverare Pasquale Maione, Settimio Massotti e Corrado Bronzo. Inizia il match, Bressano subito in attacco con Fadanelli che gestisce questo pallone, ai suoi lati Jansson e Dallago, alle ali invece Jakemet ed Alberino. Risponde invece il Secchia, che sta cercando di studiare gli avversari, ovviamente dovrà passare proprio dalla fase difensiva e riscatto degli emiliani, visto che hanno subito in media 31,55 reti. Si salva adesso la squadra modenese, mentre attacca e non trova invece la rete Oleari. Si rimane sullo 0-0 col Bressano che cerca di rispondere. Parte Jansson che serve Jakemet. Jakemet al lato. Arbitri dell'incontro, le signore Merisi e Pepe.
Versakovs. Manovra gestita da Stefano Bonazzi, adesso scambia, c'è praticamente Versakovs che attacca, il pallone deviato però dalla difesa, quindi Secchia che riparte dal corner. Ancora Versakovs, chiama lo schema, sempre Versakovs, ferma il gioco però il direttore di gara per sedare una serie di irregolarità che hanno visto protagonisti Sontacchi e Bartoli. Sempre Versakovs, lo scambio con Bonassi, ritorna il pallone a Versakovs, Oleari, Bonassi cerca di servire proprio Bartoli, mentre chiamava palla alla destra Simone Patroncini. Si riparte dal pivot rosso-blu, Oleari, ancora Versakovs, cerca l'inserimento, commette però l'infrazione, troppi i passi, mentre Nicola Moser, vede Jansson, ancora Jansson, cerca il tiro, parata di Maxim Voliuvac. Ancora sullo 0-0, sono ormai tre i giri di lancette. Qui palla persa dal Secchia in attacco in maniera molto ingenua, il passaggio di Bartoli era decisamente fuori misura, Oleari si è trovato praticamente spiazzato. Si inizia a riscaldare l'atmosfera qui in un Palavis che, a differenza delle altre giornate, Franz, non è gremito, ma ovviamente il tempo non è dei più clementi. All'esterno c'è appena un grado, fa molto freddo, sono le 8 di sera. Jansson, ancora una parata di Voliuvac. Squadre tese, ritmo molto blando, non si riesce a trovare la rete. Invasione, Franz, partita ancora al di sotto. Sì, adesso vediamo come va a finire questa azione. È mai passato la linea, primo gol di Fadanelli finalmente dopo 4 tiri sbagliati dalla palamano Pressano, anche se che non ha fatto vedere fino adesso una, diciamo, i primi 3 minuti una brutta palamano sia da una parte che dall'altra, hanno avuto la meglio le difese, anche perché gli attacchi fino adesso sono molto imprecisi. Ora palla persa ancora dal Secchia, terza palla persa dal Secchia in attacco, sono già due le parate del portiere del Secchia, ora Alberino infila il 2-0. 2-0, allunga il Pressano, predica calma Versakovs, recupera la posizione, si sposta proprio lì nel ruolo di terzino destro, mentre Bonassi che cerca di organizzare questo attacco, Rubiera che ha bisogno di segnare. Versakovs, ancora Bonassi, cerca Oleari, Versakovs, tiro, palla parata da Loizos, riparte subito velocemente il Pressano con Alberino che in contropiede non sbaglia veramente quasi mai, e quindi 3-0. Nel giro di 2 minuti trova 3 reti il Pressano, mette già la testa avanti la truppa giallonera. Bonassi, esce Bartoli, lo scambio con Patroncini, Patroncini che poi taglia, quindi doppio pivot per il Secchia, l'attacco, qui Loizos, incredibile la parata di Loizos che sembrava essere quasi stato superato, poi all'indietro si è ritrovato quella palla tra le gambe, e qui nel frattempo Jakemet fallisce il secondo tentativo dall'ala. Oleari, il ritmo prosegue comunque molto basso rispetto proprio alle altre partite, il Pressano sembra un po' quasi spaesato, deve ancora trovare la concentrazione, ma non deve sottovalutare l'avversario. Attacca adesso Bonassi, Versakovs, sempre Bonassi per Oleari che si rifà sempre al centrale bresciano che cerca il tiro e trova la rete. 1-3.
dal lago, serve subito Alberino, 4-1, nemmeno il tempo di respirare per il Secchia, che deve riportarsi a centrocampo. Oleari cerca lo scavalcamento, però ancora una volta commette passi Jakemet. Il riscatto personale non arriva perché colpisce il palo. Jansson però lamenta un tocco del portiere che ammette Volivac. Infatti il tocco della palla è un gesto che gli fa molto onore e viene applaudito proprio dal pubblico del Palavis. Ancora in attacco il Pressano. Prestazione al di sotto delle aspettative però per Gabriele Jakemet, che stranamente non ha ancora trovato la rete, ma soprattutto dopo tre tentativi non ha ancora esultato. Lo fa però adesso Alessandro Dallago con la rete del 5-1. Parata di Loizos. Dallago che cerca Jakemet, lo lancia, poi qui un po' qualche indecisione. E attenzione perché qui potrebbero esserci anche gli estremi per il cartellino rosso, perché ricordiamo che il portiere al di fuori della propria area non può toccare il giocatore avversario, Franz. Sì, vediamo cosa decidono le signore. Penso si stanno consultando giustamente. È anche giusto che decidano con tranquillità. Il tempo è fermo. Già tre tiri sbagliati di Jakme. Questa volta fortunatamente gli era arrivato la palla. Vediamo cosa decidono per il portiere. E purtroppo la regola c'è e... Sinceramente mi dispiace moltissimo, perché era già giunto la quarta parata a Voljuvac e non l'ha toccato per fare male, anzi l'ha leggermente sfiorato, però questo è un grande rischio sul portiere che esce quando la squadra avversaria è lanciata in contropiede. Forse non tutti ancora lo sanno, quest'anno è la prima volta che lo vediamo, però purtroppo la regola c'è. Entra Salati, Alberino si prepara ad effettuare il primo rigore. Alberino, capocannoniere con tre reti fino adesso. Tiro, rete, quarta rete di Alberino. Defezione importantissima questa per il Secchia. Volivac deve abbandonare la gara dopo 7 minuti e 36 secondi. Esce quasi in lacrime dal campo ed è stato abbracciato e rincuorato da Sandro Fusina, tecnico del Pressano. Volivac, che in Italia ha vestito le maglie di Sassari e Fondi, era rimasto anche quest'anno in rosso-blu, sposando la causa del Secchia. Volivac che giusto qualche minuto prima era stato applaudito proprio dal pubblico giallo-nero per un gesto di fair play, ammettendo di aver toccato quel pallone che era uscito al lato e che invece le direttrici di gara avevano assegnato al Secchia. Dispiace moltissimo per questo portiere, che ha dimostrato nel corso di queste due stagioni in Italia di essere tra i migliori prospetti e che purtroppo deve abbandonare la gara, che è ripresa nel frattempo con il 6-1 di Alberino dai 7 metri. Vediamo come evolverà questa azione. Nicola Moser, che nel frattempo si reca in panchina per fare il cambio attacco difesa con Nicola Fadanelli. Fadanelli che tocca il pallone, passaggio con Dallago, poi lo scambio con Jansson, pallone che ritorna al giovane centrale giallonero che scambia proprio con Jansson. Dallago che serve Alberino, Alberino ha tanto spazio, poi Salati riprende da dove aveva interrotto Volivac con una parata. Fadanelli, sale anche Alberino. Alberino che poi ritorna in posizione alla destra, cerca l'anticipo Versakovs e lì ha tanto spazio per entrare Fadanelli e trova anche la rete. 7-1, c'è però da constatare un dato: dalle ali oggi il Pressano non riesce proprio a segnare, Franz. Sì, hai detto bene Gianmarco. Vorrei far notare il gesto tecnico di Fadanelli, bellissimo, finta di passaggio all'ala, palese in fila la difesa, che peraltro era con un giocatore in meno. Hai fatto bene a rimarcare il comportamento del portiere del Secchia, che ne vediamo tanti di atleti che non ammettono mai di aver toccato un pallone. Lui l'ha fatto sotto di 4-1, quindi ci dispiace veramente che sia uscito, ma
perché secondo me manca qualcosa allo spettacolo stasera. Si era già presentato, ti dico, con aveva già effettuato 4 parate, seppure Secchia stesse sotto 4-1 aveva già ben impressionato. Attacca il Pressano, cerca la rete della più 7. Jansson, Fadanelli, cerca Jansson per una volante, non riesce a recepire bene il pallone il terzino svedese, si porta in attacco il Secchia, versa Kovsver, Bonassi cerca il tiro, seconda rete del Secchia, seconda rete di Bonassi, che poi fa attacco, cambio difesa con Bortolotti, cerca di caricarsi il Secchia, sicuramente un colpo basso, un colpo duro da digerire, l'espulsione di Voljuvac, ma ovviamente non deve disperarsi la formazione rubierese perché la partita è ancora lunga, 5 reti di scarto, una palla a mano non sono poi così tante, ma certamente serve invertire il trend e qui Dal Lago impedisce però con la rete dell'8-2. Attenzione, Versakovs cerca di organizzare adesso lui la manovra. Certamente dall'esperienza del terzino lettone deve partire la rimonta della Secchia, o almeno il tentativo. Qui attacca Oleari, viene però fermato da Dal Lago. Adesso Nicola Moser ad opporsi a Bonassi, addirittura praticamente gli ha strappato la maglietta, è rimasto quasi denudato Bonassi. Ammonito Nicola Moser. Si riparte dai 9 metri. Bonassi, Versakovs, sale l'ala, adesso la palla è proprio per Bortoli, attenzione qui la rete, ancora una volta la firma è di Stefano Bonassi che sale a 23 reti in classifica marcatori. Qui attacca Moser, commette però sfondo, è andato a impattare contro il corpo, contro il petto di Versakovs, e qui parata di Loizos sul tentativo di Oleari con il piede del portiere greco, spegne le speranze del terzino emiliano. Ancora un'alternanza Fadanelli-Moser, mentre Fusina richiama Jachemet al suo posto, entra Alessio Giongo, il capitano della Pressano Cassa di Trento. Jansson, passaggio proprio per Alessio Giongo che si impecia le mani. 8-3, mentre Jansson, poi Fadanelli ha cercato Sontacchi che è stato fermato molto bene dalla difesa rubierese. Il rosso-blu in attacco con Versakovs, Oleari serve il pivot, anticipato anche lui. Due azioni molto simili, Franz, due azioni che terminano praticamente con un nulla di fatto. Sì, due azioni orchestrate anche abbastanza bene, si cerca in ambedue le azioni di smarcare il pivot, forse era un po' in ritardo Sontacchi sull'azione del nostro attacco giallo-nero, ora vediamo di inserire anche il nostro pivot nei nostri schemi d'attacco, giusto il pensiero di Fadanelli, palla Dal Lago e palla al doppio pivot Alberino che si fa parare da Salati, grande occasione per Salati, comunque è arrivato alla terza parata. Qua ci apriamo in difesa, non siamo rientrati bene, non siamo rientrati nelle posizioni ideali. Buca la difesa, Secchia si porta sotto di 4 reti. Rete di Versakovs che entra nella lista dei marcatori. Anche il suo nome annotato sul tabellino. 3 reti di Bonassi, una di Versakovs per il Secchia. Dal Lago, Fadanelli, serve Alberino. Alberino praticamente fa tutto da solo. Conclusione, palla fuori.
cercava il fallo Alberino. Secchia che però 4-4 all'occasione di portarsi sul meno 3, vedremo adesso Versakov si gira, serve Oleari, Oleari non blocca la palla ma su di lui c'è il fallo di Sontacchi. Gira palla adesso il Secchia. Versakov, Loizos a far tirare un sospiro di sollievo ai compagni e ai tifosi gialloneri. Infatti il Secchia ha praticamente effettuato un break di 2-0. Adesso cerca di organizzarsi anche in difesa, una difesa un po' più aggressiva, quella del Secchia, praticamente difende sui 7 metri e mezzo. Dal lago vede Fadanelli, Fadanelli si alza, serve Giongo che dai 6 metri deve solo girarsi e appoggiare morbidamente alle spalle di Salati. 9-4. Benci attacca in velocità adesso il Rubiera, Versakov fermato molto bene da Nicola Moser, c'era anche il proprio compagno di squadra Luca Bortolotti praticamente che ha funto da difensore aggiuntivo per il Pressano. Ha stretto nella morsa di Moser e Jansson, praticamente il compagno di squadra, e quindi ha aiutato in un certo qual senso il Pressano, mentre ancora Versakov qui a terra Benci. Fallo. Benci per Oleari. Cerca di anticipare Alberino, c'era quasi riuscito, mantiene palla però Oleari, poi il passaggio, attenzione qui, tiro dai 7 metri per il fallo commesso su Versakov, vedremo se sarà proprio lui a incaricarsi della battuta di questo tiro dai 7 metri. Maris Versakov che affronterà ormai l'esperto Facchinelli, Simone Facchinelli, si è neutralizzato tantissimi tiri dei 7 metri, non questo ora di Maris Versakov che vale la rete del 9-5. Rubiera che ha trovato ispirazione, ha trovato anche una iniezione praticamente di fiducia. E adesso Sontacchi in rete, 10-5. Versakov cerca la porta, viene fermato da Dallago e Sontacchi. Esce adesso Bortolotti. Attenzione Oleari. Pallone qui per Versakov, ancora una volta con la sua parata stilistica Nikoloizos si oppone molto bene, poi Jansson ha cercato l'ala, adesso trova Giongo che era proprio lì all'angolo e dal corner ripassa palla al terzino svedese, una serie di scambi adesso proprio tra Jansson e Giongo in attesa che Fadanelli rientri in campo. Adesso i Lavisani, si alza Giongo che praticamente taglia tutto il campo per andarsi a piazzare in una 4-2 doppio pivot. Difende il Secchia. No, volevo darti una bella notizia, si sta scaldando Dainese e penso che sia il momento tanto atteso da noi e sono curiosissimo di vedere in che condizioni è il nostro giocatore. Palla dal lago che infila ancora Salati. E nel frattempo proprio Nicolas Dainese rientra in campo dopo praticamente 8 mesi. E si piazza al centro della difesa mentre Gabriele Sontacchi deve abbandonare la contesa per 120 secondi. È stata inflitta a lui una sospensione.
E ancora un tiro dai 7 metri, ancora una volta il duello tra Facchinelli e Versakovs, mentre Cavina va ad abbracciare dal lago. Cavina che si scusa proprio col terzino rotaliano per un intervento scorretto nella precedente fase offensiva. Qui Facchinelli sulla finta non si era lasciato ingannare, era rimasto in piedi, però non può ancora nulla sulla rete di Versakovs. 11-6, si rimane sul più 5. Fadanelli chiama lo schema. Adesso in extra player il Pressano, mentre Loizos rientra in campo. Quindi Jansson, Giongo, qui palla persa dal Pressano. Si riscalda Sebastiano Garau, mentre a trovare la rete è Roberto Bartoli. Si ferma il gioco, time out chiamato proprio dal Pressano. Vuol parlarci su Sandro Fusina. In effetti il Secchia è riuscito fuori, sembrava quasi ammazzato dopo quel 7-1, ma ha avuto la forza di reagire. Controparziale di 6-4, la partita è ancora aperta, Franz. La partita di pallamano è sempre aperta e fa benissimo il nostro allenatore a chiamare time out, perché le ultime due reti che abbiamo subito le abbiamo subite solo per disattenzione. Rientriamo in difesa, Molli non assumiamo bene le posizioni, ha fatto benissimo a richiamare l'attenzione, perché queste partite possono diventare molto pericolose se non si ha la concentrazione giusta. Siamo partiti bene, ma ora stiamo regalando un po' troppo al Secchia, che si sta giustamente caricando e sta giocando, soprattutto dopo la defezione del portiere, sta mostrando diverse soluzioni tecniche in attacco. Ora entra Folgereiter, abbiamo visto un giro di difesa di Dainese, siamo contentissimi che rientri, perché noi basiamo moltissimo sulla nostra difesa, la nostra pallamano, e con un buon difensore così e un buon attaccante così le rotazioni aumentano e sai benissimo anche te, si possono alzare i ritmi, si può fare tutto un altro tipo di pallamano. Si ritorna in campo, nel frattempo diamo uno sguardo anche a quello che è successo però negli altri palasport italiani. Alle 15.30 si sono affrontati Bozen e Sassari, si sono imposti i sardi di misura 27-26, mentre Fasano ha avuto vita facile col Cassano 28-21, ed un risultato che interessa molto al Pressano è quello che esce dal derby altoatesino tra Merano e Brixen, perché mancano poco meno di 2 minuti al termine della contesa ed è 28-28 il risultato. Brixen che così salirebbe a 15 punti ma ha un match in più. Ricordiamo, il Pressano è a 11, con una vittoria oggi sarebbe a 13, ha una gara in meno e quindi potrebbe agganciare i brissinesi al terzo posto. Attacca adesso il Rubiera, lo fa con Garau che è appena entrato, segna subito 11-8, la riapre il Secchia. Pressano che ha abbassato la guardia e i modenesi giustamente non sono rimasti a guardare. Adesso sono 3 le reti che li dividono dai gialloneri. Match apertissimo, restate sintonizzati qui su Eleven Sports. Mentre Jansson finta poi il passaggio a Dallago, Dallago si alza e oggi Alessandro Dallago è infallibile, il cecchino di mezzo corona, non ha sbagliato un tiro. 12-8. E lo riaggiorniamo il risultato, 12-9, gioia anche per Oleari, qui sfondo per Nicolas Dainese, un po' dubbio perché Cavina era in movimento ma non c'è assolutamente invece il dubbio sull'entrata, sull'ingresso di Nicolas Dainese, che era entrato praticamente con la spalla sul petto dell'avversario. E Secchia che adesso può attaccare per l'azione del meno 2.
Bartoli, lo scambio proprio con Garau, Versakovs per Oleari, Benci, il tiro al palo interno, palla che finisce poi al lato, batte subito Alberino per Dall'Ago. Alberino ancora, adesso il Pressano attacca con calma. Bortolotti è fuori dal campo, sta ricevendo le cure del personale sanitario. Dall'Ago attacca per Fadanelli, difesa strettissima questa del Secca che manda in difficoltà Nicola Fadanelli, lo costringe a commettere passi. Inversione di possesso e Benci palleggia con Salati nell'attesa che entri in campo Giubbini, che si posiziona come centrale, poi anzi no, si scambia con Benci, quindi Giubbini terzino destro e Benci ad organizzare l'attacco rubierese con Bartoli che esce, lo scambio con Garau e palla persa, Alberino al tiro e palo rete, gol del Pressano, 13-9, torna a respirare la formazione lavisana che ha abbassato sinora troppo la guardia, però il Secchia sembra concedergli vita facile, Franz. Sì, Osi, altro dato, otteniamo moltissimo dal lato destro del nostro attacco, dove tra Dall'Ago e Alberino siamo già giunti a 9 reti, 9 sulle 13 reti effettuate, questa che era stata un po'... Era stata un po' una pecca con la partita, contro la partita contro, che abbiamo disputato qua in casa contro Sassari. Oggi il lato destro funziona bellissimo, 9 reti fino adesso. Palla ancora Dall'Ago che si sente caldo. Dainese che è entrato molto cauto e fa bene. Non deve certo accelerare, poi si sa che la pallamano è uno sport di contatto, se non si sta bene non si può neanche provare a giocare. Comunque sono felicissimo del suo rientro. Palla appunto a Nicolas, palla ancora al pivot e qua palla al pivot, palla in banca, otteniamo un rigore per difesa in aria del Rubiera. Si appresta a tirare ancora Alberino, secondo rigore, lui che ha giunto fino adesso a 5 reti. Tiro e rete. 6 su 7. Rete di Alberino, mentre al Palavolf termina 29-29 il duello tra Merano e Bressanone. Qui dobbiamo riaggiornare però il tabellino. 14-10, si ferma anche il gioco. Timeout ancora una volta. No, rete annullata. 14-9, perché era stato chiamato timeout prima che l'azione terminasse, quindi peccato. E qua gli allenatori si mordono veramente, d'altronde non è che possono prevederlo prima, e il buon tecnico del Rubiera aveva già chiamato time out, il suo giocatore era leggermente in ritardo, aveva saltato netto Dall'Ago e aveva infilato Loizos. Comunque vorrei registrare che la squadra di Galluccio inizia a comportarsi abbastanza bene in difesa, ci sta un po' limitando, a parte sul lato destro dove abbiamo ottenuto 10 delle 14 reti finora effettuate, della verità 2 su rigore. E sono stato tratto in inganno anch'io, perché praticamente la tromba era molto simile a quella che stanno utilizzando i tifosi gialloneri. E peccato per il Rubiera che si vede annullare una rete. Ma Galluccio voleva praticamente chiarire alcune fasi offensive, perciò non ha avuto il giusto tempismo, a volte carpe diem, ma bastava attendere qualche secondo e vedremo se saprà riscattarsi adesso il Rubiera, cercando comunque la decima rete. Nel frattempo dobbiamo segnalare anche il ritorno alla vittoria, questa volta in ambito femminile del Mezzo Corona, che ha superato 30-25 il Leno. E avete potuto seguire questo match sempre qui sulle frequenze di Eleven Sports in esclusiva col commento di Valentina Zanoner.
Attenzione a Rubiera che ha uno spazio enorme lì al centro, perché Fadanelli è molto fuori, il pivot è libero, infatti si gira Cavina e trova la rete, 14-10. Si era mangiato le mani Galluccio per quel timeout, ma praticamente può rincuorarsi perché il Rubiera ha trovato la rete e lo ha fatto trafiggendo il Pressano sempre lì al centro dell'area dei 6 metri, perché la zona è rimasta scoperta, Franz, un'altra volta. Sì, zona scoperta e ci sarà da parlare tra un tempo e l'altro anche per il nostro allenatore. Ora qua fallo su Dallago, cresce la difesa, cresce in compattezza la difesa del Rubiera, invece la nostra dimostra qualche lacuna. Palla Sontacchi che si fa spazio tra due difensori e infila il portiere del Rubiera, 15-10. Festeggiano i pivot, 15-10 adesso il risultato, prima Cavina, poi Sontacchi. Garau, si accentra Garau, nel frattempo cambia posizione, si andrà sicuramente a inserire tra Dainese e Giongo, attacca col doppio pivot il Rubiera, una soluzione già scelta negli attacchi precedenti che ha portato ottimi risultati, questa volta però Bonassi non trova la rete, il pallone poi è carambolato lì nell'area. Loizos serve dal lago, poi Fadanelli, Dainese. Nel frattempo Fusina dà qualche consiglio a Jansson, gli concede un po' di riposo. Dainese, il suo ritorno in campo è sicuramente preziosissimo per la formazione di Lavis, proprio perché è un'arma in più. Molto spesso sono stati i cambi a condizionare il Pressano nel corso di questa prima parte di stagione, perché quando serviva freschezza il Pressano aveva i giocatori contati. L'infermeria è ancora piena, ci sono Pascal Dantino e Matteo Moser fuori, e Nicola Fadanelli porta invece i propri compagni sul 16-10. E questa volta le trombette che suonano sono quelle dei tifosi gialloneri, per esultare alla 16ª rete dei propri beniamini. Manca 1:10 al termine del primo tempo. Attacca il Rubiera, sempre con Bonassi, Benci che poi serve Versakovs, si alza Patroncini, Benci fermato da Fadanelli. Frattempo Cavina si segnala a Benci, gli dice passami la palla, guardami. Versakovs gira palla, il Rubiera deve però cercare la conclusione perché è sotto passivo. Versakovs sotto le gambe di Loizos per il 16-11. 30 secondi ancora, ultima azione per il Pressano che se la prende comoda, chiama lo schema Fadanelli, Dainese, Dallago, Fadanelli, gira palla, adesso Dallago viene fermato da Bonassi, mancano 6 secondi, Fadanelli il tiro sotto mano, il palo, Patroncini poi non riesce a gestirla bene, Garau aveva chiamato il contropiede, la sirena però ferma tutto. Si conclude sul 16-11 il primo tempo, 10 minuti per respirare e poi si torna di nuovo qui al Palavis per il secondo tempo di Pressano Casse di Trento, Secchia Rubiera. Vi aspettiamo qui su Eleven Sports.
È tutto pronto, ultime indicazioni, si consultano giocatori del Secchia. Adesso qualche scambio di vedute anche tra Dall'Ago, Nicola Moser e Sontacchi per quanto riguarda la fase difensiva. Il pallone lo stringe tra le mani il Secchia per riprendere il gioco. Bartoli e Bonassi se lo scambiano per impiegarsi le mani. Ed è proprio da Davide Bartoli che riparte il secondo tempo tra Pressano Cassa di Trento e Secchia Rubiera. All'ala invece col numero 13 c'è Roberto Bartoli, che vede adesso col pallone in mano mentre scambia con Versakovs, con Benci, e poi cerca anche la conclusione, trova il fallo. Bartoli che poi rimane in posizione di doppio pivot. Versakovs cerca l'anticipo Jansson, il pallone però finisce nelle mani di Benci, poi Bonassi colpisce la parte alta della traversa, il pallone si impenna, termina al di fuori, tant'è che Loizos lo riceve in passaggio da uno dei tifosi che era andato a recuperarlo. Jansson e anche lui replica a Bonassi colpendo la parte alta della traversa, questa volta però il pallone, dopo essersi impennato, ricade proprio alle spalle della porta difesa da Salati. Salati che ha rilevato, scusatemi, all'ottavo minuto del primo tempo Maxim Voliuvac, espulso per fallo al di fuori dell'area dei 6 metri. C'era praticamente l'attaccante giallonero che sarà involato in porta. Voliuvac ha commesso un'ingenuità senza dolo, ma sicuramente il fallo c'era e quindi ha dovuto abbandonare la contesa. Nel frattempo trova la rete del meno 4 il Secchia, mentre il Pressano cerca di alzare il ritmo. Fadanelli per Jakemet, Jansson, Dall'Ago trattenuto da Cavina, continua ad attaccare Dall'Ago e poi buca le mani di Salati. 17-12. Una bomba quella di Alessandro Dall'Ago. Poi Bonassi per Versakovs. Rimane all'ala Bartoli. Adesso sale proprio Roberto Bartoli per ritornare in quella posizione di doppio pivot, perché Franz, col doppio pivot il Secchia è diventato un'altra squadra, ha avuto più occasioni per incidere. Sì, hai detto bene, col doppio pivot ci ha messo in grossa difficoltà gli ultimi 10 minuti del primo tempo, anche perché a dir la verità noi eravamo passati a una 3-2-1 con un uomo in meno sui 6 metri e qua due gesti tecnici bellissimi, prima la parata di Loizos che è giunto all'ottava parata di questo incontro, ora la nona parata e un pallonetto fantastico di Eir Jansson. Ora siamo rientrati in campo e stiamo difendendo in 6-0, appunto perché col doppio pivot ci ha messo in grossa difficoltà. Giusta la scelta di mister Fusina di rientrare con la 6-0. Manovra il Pressano, Dall'Ago per Fadanelli che adesso è in posizione di terzino destro, poi dinamicità con Dall'Ago che rientra, poi Fadanelli, ancora Dall'Ago e questa è una rete fantastica, una botta che colpisce la parte bassa della traversa e si infila alle spalle di Salati per il 19-12. Patroncini, Jansson recupera il pallone su Versakovs che lamenta un intervento irregolare mentre adesso è 3 contro 1 e poi Jansson trova anche il 20-12. Qui Roberto Bartoli è da solo e con la coscia Loizos ad opporsi, decima parata per lui, corner per il Rubiera. Si
si becca gli applausi del Palavis Nikolaidzos per questa parata inaspettata. Oddio, tanto inaspettata no, però Franz. No, per noi, no, noi non siamo mai contenti, però è giunta la decima parata e è sempre un grandissimo spettacolo vederlo tra le mura. Ora lancia Jakemet in contropiede, Jakemet aspetta e infila il portiere. Loizos è un portiere spettacolare e quando è aiutato dalla nostra difesa diventa doppiamente spettacolare. Vorrei sottolineare, anche se sono stato criticato nelle partite scorse, che se alla nazionale serve un terzino destro, c'è un certo Dallago qua a Bressano che, dopo aver sbagliato il primo tiro, ha infilato 7 reti su 7 tiri. Dato statistico importante quello di Alessandro Dallago, mentre il Bressano trova la gioia del più 9, 21-12, con questo dai e vai di Nikolaidzos a Jakemet, che si è sbloccato e ha siglato la 21esima rete della truppa di Sandro Fusina. Versakovs, il pallone deviato, corner. Si occupa della battuta Padroncini, che serve adesso Giubini. Poi Bonassi, tenuto stretto nella morsa di Nicola Moser. Attenzione qui al tiro di Versakovs e sale a 11 Nikolaidzos. Parata difficile ma fondamentale questa per Nikolaidzos. Abbiamo detto 11 gli interventi sinora. Ed è un dato anche basso, ma non è dovuto a lui, ma perché molto spesso il rubiera in attacco ha tirato la palla fuori. No, non è un dato assolutamente basso, 11 parate, tra l'altro questa volta non era stato assolutamente aiutato dal muro giallo-nero, che era saltato un quarto d'ora prima, si è trovato lui contro l'attaccante e in questo caso la parata è difficilissima. Ora Secchia recupera una palla in contropiede e infila la porta giallo-nera. 21-13, difesa giallonera che comunque in 6-0 dall'inizio del secondo tempo si sta molto ben comportando, soprattutto con Sontachi e Dainese terzi difensivi. 21-13, allora abbiamo parlato di statistiche prima per Dallago, andiamo a vedere anche la media reti di queste due squadre, che è 26,62 per il Bressano, parliamo delle reti realizzate, e 21,55 per il Secchia, mentre gol subiti 25,5 per il Bressano, 31,55 invece per il Secchia. Rete di Nicolas Dainese, si sblocca anche lui. Questa volta c'è tanta gioia, tanta contentezza, tanta felicità, ma soprattutto tanta soddisfazione, perché Dainese questa rete l'aveva cercata per ben 8 mesi. Un infortunio beffardo per lui, quello giunto contro il Fasano ad aprile, e poi tanto recupero, tanta fisioterapia, tanta forza di volontà per il terzino italo-ungherese. Ma finalmente è tornato in campo Franz, e come avevamo detto già in precedenza del primo tempo, questo è un rientro importantissimo per il Bressano. Questo è un rientro molto 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 importante per la fase difensiva, per questa rete meravigliosa, e perché ci ricordiamo ancora l'infortunio subito contro il Fasano. È stato un infortunio bruttissimo, io non avrei pensato che rientrava a giocare a pallamano vedendo quell'infortunio, anche se pur da lontano, ma come mi hanno raccontato i suoi compagni di squadra. Invece lui è stato bravissimo, ha lavorato moltissimo quest'estate, ha lavorato in Ungheria, è rientrato, ha lavorato in Italia con pazienza. Circa un mese fa è rientrato in panchina, ma ci aveva detto che ci vuole ancora un mese, e finalmente Nicolas lo vedo molto sereno, in faccia, tranquillo, e ha infilato finalmente il primo gol. Fallisce l'attacco il Bressano, la conclusione di Fadanelli lambisce il palo esterno, mentre 2 minuti per Alessandro Dallago in questo tentativo di difesa. Sospensione per la gazzella
che si accomoderà per 120 secondi in panchina, uomo in meno per il Bressano che difende sul 22-14. Bonassi ancora, Loizos che poi sul tapin di Giubini praticamente si fa trovare già posizionato, e doppia parata consecutiva per lui. Loizos che adesso lascia spazio a Jansson, extra player per il Bressano. E la partita è ancora lunga, mancano più di 20 minuti. Il Bressano però ha un ottimo margine di vantaggio e vuol certamente incrementarlo, anche perché sinora la differenza tra reti fatte e reti subite non è così grande, e questo conta poi a fine campionato, perché per entrare tra le magiche quattro che si contenderanno lo scudetto è importante anche la differenza reti, e come abbiamo visto ogni partita è a sé, ma è fondamentale, è un tassello verso il coronamento di un sogno che per il momento vede alle Final Four, ovviamente questa è una classifica provvisoria, Fasano, Brixen, Conversano e Sassari, che sono un po' le squadre che poi tutti gli addetti ai lavori prospettano come pretendenti al titolo, Franz. Sì, noi siamo quinti in classifica, e essendo quinti in classifica siamo molto più in alto di quello che pensavo io. Poi io sono molto negativo, sono sempre stato così, però secondo me la nostra squadra fino adesso ha fatto un bellissimo campionato, si è giocata le partite con tutti, abbiamo, a parte il passo falso con Fasano e con Sassari, noi abbiamo disputato fino a qui un grande campionato, coronato con la vittoria soprattutto su Bressanone qua in casa. Però noi, pensando, vincendo oggi, siamo un punto da Bressanone, noi possiamo essere molto 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 contenti, pensando alle assenze che abbiamo anche per infortunio. Ora Dainese tenta un altro tiro, ma è giusto che provi a tirare, che esprima le sue qualità. Rientra anche bene in difesa, palla al Secchia che ancora non riesce a metterla dentro. Pensate che Loizos in questi primi 10 minuti ha ottenuto 7 parate, nel primo tempo ne aveva fatte 8, in 11 minuti ha già fatto le parate che aveva fatto in tutto il primo tempo. Segno comunque che il Secchia sta attaccando, sta centrando lo specchio della porta, Franz. Sì, bravo, una giusta considerazione. Nel primo tempo non era così, il Secchia più determinato, però la differenza tecnica c'è, insomma, non è... La vedete tutti, insomma. Ora palla a Sontachi che incredibilmente da solo infila il portiere del Secchia. Comunque rispetto per questa squadra che sta facendo vedere anche delle buone trame. Ferma il gioco il direttore tecnico della Rubiera, allenatore Galluccio. Vuol pararci su, perché nel frattempo il Bressano ha incrementato il vantaggio 23-14. Abbiamo parlato di un obiettivo di lunga data, ma dobbiamo guardare praticamente al mese prossimo, quando si concluderà il girone d'andata e saranno decretate le 8 finaliste di Coppa Italia. Tra queste, con una vittoria oggi, il Bressano ipotecherebbe ovviamente la qualificazione, e al momento, al netto delle gare in meno disputate sia dalla formazione giallonera sia da quella che è la squadra quarta in classifica, ossia il Conversano, ci sarebbe un bel quarto di finale Conversano Bressano, che ovviamente si affronteranno l'8 dicembre, ma sarebbe un impegno molto probante. Sì, hai fatto bene a dirmelo. Tra l'altro oggi io voglio fare i complimenti al Conversano, perché ha disputato una grandissima partita. La partita io non l'ho vista, però voglio ricordarvi che fino a 2 minuti dalla fine Conversano perdeva di 3 punti, e se fosse riuscito a perdere di 2 punti avrebbe addirittura passato il turno. Si è disputato una grandissima partita in Norvegia, e questa è una bellissima notizia per la pallamano italiana. Per noi già essere qualificati per la Coppa Italia è un grandissimo risultato, è un grandissimo risultato, perché le squadre di quest'anno sono bene attrezzate. Noi, tra l'altro, in Coppa Italia abbiamo sempre offerto delle grandissime prestazioni,
in questi ultimi anni, sicché siamo ben consapevoli e contenti di esserci praticamente già qualificati. Nel frattempo attacca il Secchia Giubbini che ha girato un po' tutte le zone del campo, adesso si piazza come centrale, vediamo se cerca la conclusione, invece no, il passaggio per Versakovs che poi la passa a Benci, e Benci dall'ala destra, angolo veramente molto acuto e soprattutto in posizione defilata, Benci riesce a piazzare la quindicesima rete, supera Facchinelli, 23-15. Importante questa iniezione di fiducia proprio per Simone Facchinelli che va a difendere i pali. Facchinelli che si è contraddistinto, come dicevamo anche in precedenza, per gli interventi sui tiri dai 7 metri. Qui Dainese viene neutralizzato da Salati e che adesso ha l'occasione di poter dimostrare il proprio valore anche tra i pali durante il match. Sì, è importantissima questa attestazione che Sandro Fusina gli dà. Tra l'altro questa settimana che noi arrivavamo fermi abbiamo affrontato una squadra austriaca e la partita l'ha giocata Facchinelli e ti assicuro che ha fatto una buonissima partita, sì che fiducia ben riposta dal nostro mister giallonero in Simone. C'è infatti da sottolineare che sabato scorso il Bressano ha effettuato il turno di riposo forzato proprio per il rinvio della partita con Conversano, ne ha approfittato proprio per disputare l'ultimo match della fase a girone dell'Allianz Reggio Cup che vede i gialloneri posizionarsi al secondo posto proprio nel girone alle spalle del Merano che va in finale, Bressano che invece si contenderà il terzo posto in questa competizione che è giunta alla seconda edizione e che ha visto il Bressano proprio nella scorsa edizione classificarsi terzo, quindi è praticamente il remake della scorsa edizione. Giubbini ha cercato il passaggio per Benci che nel frattempo si è spostato in doppio pivot, che è una posizione non inusuale per le ali del Secchia visto che ormai tagliano, e nel frattempo Jansson da terzino destro contromano trova la rete del 24-15. Abbiamo sottolineato proprio il fatto che la Secchia attaccasse con questa 4-2 che mette in maggior difficoltà la difesa del Bressano. Si ferma il gioco, perde sangue Giubbini e quindi deve essere medicato, cambio, entra al suo posto Filippo Barbieri. Deve ricorrere alle cure dei sanitari anche Giubbini. Spazio a Barbieri che scambia la posizione, poi ritorna perché c'è il taglio nuovamente di Benci. Versakovs, poi qui Versakovs, un passaggio fuori misura che viene recuperato il pallone da Danese che lo serve a Jakemet e oggi Jakemet non è al meglio, sta offrendo una prestazione certamente al di sotto delle aspettative perché ricordiamolo nel precampionato ma soprattutto nella prima parte di stagione è stato tra i migliori. Franz, è sempre stato tra i migliori, ha sbagliato solo una partita fino adesso, questa sarebbe la seconda. Comunque abbiamo il suo sostituto Giovanotto che è lì che probabilmente freme per entrare perché vuol fare esperienza. No, stiamo scherzando, ma del rendimento di Jakme siamo molto contenti, oggi gli concediamo anche questa pausa. 1 su 5 oggi per Jakme, che per la prossima settimana dovrà fare un po' di esercitazioni al tiro. Sotto passivo adesso il Secchia, ma Barbieri centra la porta e segna, supera Facchinelli per il 24-16. E chiama time out adesso Sandro Fusina perché non gli sta bene il vantaggio di +8, vuole rivedere un po' la fase difensiva che
ha visto troppi spazi, ma soprattutto forse il Pressano, come in questa occasione Barberi praticamente si è alzato da solo senza alcuna opposizione, senza alcuna resistenza, ha tirato, ha fatto quel che voleva spiazzando Facchinelli che ovviamente copriva il suo palo, dovevano coprire maggiormente i difensori del Pressano e tra l'altro sono saltati con le braccia praticamente basse e quindi non hanno dato copertura a Facchinelli. Giusta, giusta osservazione, stai diventando un grande tecnico, puoi prepararti per il prossimo corso di allenatore se sei molto preparato, stai diventando veramente bravo. Mi piacciono questi due allenatori e lo sottolineo, beh, sono due allenatori italiani. Prima Galluccio in una fase difensiva sbagliata, subito chiamato time out. Ora Sandro Fusina, dopo due difese non effettuate con la stessa aggressività, con la stessa precisione che ci aveva contraddistinto nel secondo tempo, ha subito chiamato time out. Lo vediamo rilassato, ma sta spiegando delle fasi cruciali anche per le prossime partite. Mi piace tantissimo che oggi faccia riposare finalmente Dall'Ago, faccia riposare Alberino e dia la fiducia ad altri giocatori. C'è in campo Folgereiter, c'è in campo Chistè, c'è in campo Facchinelli. Ora vedo anche in campo Sontacchi, che è il cugino all'ala sinistra, che è il cugino del pivot, e fa bene Sandro. Ora mette anche Gazzini, linea verde per il Pressano. Oggi tra Bartoli, Sontacchi, tanti doppi cognomi, andiamo quasi in difficoltà. Segno che la palla a mano comunque è una tradizione praticamente di famiglia ed è giusto così che si tramandi anche per praticamente allargare il proprio alveare, perché la pallamano purtroppo è uno sport considerato di nicchia solamente in Italia, Franz. Solamente in Italia, esclusivamente in Italia. Se vediamo i numeri delle ultime Olimpiadi o delle penultime Olimpiadi, la pallamano è uno sport mondiale. Vedevo oggi una partita degli europei di pallamano femminile e mi sono guardato Svizzera Argentina, e se volete guardare si vedono dei gesti tecnici di altissima qualità. È uno sport fantastico che purtroppo solo in Italia sta crescendo meno che da altre parti. Comunque anche noi stiamo cominciando a camminare, stiamo cominciando a correre. Molti nostri giovani sono all'estero a fare le giuste esperienze e vedrete che anche l'Italia sta arrivando. E la pallamano cresce in Italia grazie anche alla visibilità che gli concede Eleven Sports, che è in esclusiva la Serie A Beretta maschile e femminile anche per la stagione 21-22, mentre Fadanelli in contropiede segna la rete del più 10, 26-16, l'ultimo parziale che dovevamo darvi è quello maturato al termine dei 60 minuti giocati al Carbola di Trieste, dove gli alabardati hanno superato di misura 22-21 il Carpi che sarà il prossimo avversario della pallamano Pressano. E Fadanelli ancora tutto da solo di fronte a Salati, questa volta però è l'estremo difensore del Secchia Rubiera ad avere la meglio e a negare la gioia del gol a Fadanelli, che forse si era un po' troppo adagiato, era mancata quella verve ulteriore, che quella voracità forse anche davanti alla porta, Franz. Lo vedo molto stanco, tra l'altro lo vedo molto stanco perché sta proseguendo anche i campionati giovanili, fino adesso è stato super impegnato e fa bene mister Fusina a levarlo dal campo e a dar spazio ad altri giocatori. D'altronde le rose sono abbastanza ampie nonostante appunto i nostri infortuni. Quarto tentativo di Dainese, ne ha messa solo una, ma fa bene a provare il nostro grande terzino. Ora palla all'angolo per il Secchia e Garau infila Facchinelli con un bellissimo pallonetto. 26-17, poco più di 600 secondi, un'ampia vetrina anche per Alberto Gazzini, che noi abbiamo conosciuto come pivot ma praticamente sta aggiustando un po' in tutto il campo, come centrale, come alla destra, adesso in doppio pivot, in coppia, in tandem con Nicola Folgereiter, che è un'altra vecchia conoscenza. E poi dall'ala Marco Chissè, questa volta centra in faccia Salati involontariamente. Poi Giubini cerca di rispondere il Secchia, ancora Garau questa volta, però Facchinelli con la gamba gli nega la seconda rete consecutiva.
Molto bravo Simone Facchinelli, che incassa gli applausi anche di un tifoso molto particolare, ossia il presidente Lamberto Giongo, che si complimenta col prodotto del vivaio giallo-nero. E pronto a rientrare anche Alberino, che rileva Jansson, mentre c'è sempre più linea verde in campo con la presenza in contemporanea di Sontacchi, Gazzini e chi sei qui. Brutto fallo proprio su Alberino. Si consultano le direttrici di gara e 2 minuti di sospensione per Garau, che poi va a scusarsi con Alberino perché il gesto, per quanto violento, era comunque involontario. C'era stato un ritardo nella fase difensiva di Sebastiano Garau, che adesso si accomoda in panchina. C'è molto fair play, dobbiamo registrare questa bellissima notizia in campo oggi. Sì, e fai bene a sottolinearlo, una squadra molto, molto sportiva. E guardate che la signorilità non è che si impara da un giorno all'altro, si è ben presentata già col suo portiere che ha dato una palla al Bressano dicendo che l'aveva parata, ma anche Garau sembrava molto più brutto questo fallo di quello che effettivamente c'era. Ora la linea verde del Bressano sta continuando, è entrato anche Villotti come centrale, appena perso un pallone, ma va bene così. Ora ci scriviamo in 3-2-1 con in punta proprio Villotti, figlio dell'allenatore delle giovanili Paolo Villotti, anche lui ex grande giocatore della pallamano Bressano. Dici bene te, qua a Bressano ogni famiglia ci sono qua i papà, gli zii, è una tradizione proprio di famiglia e va benissimo così. Ricordiamo padre e figlio, anche i Fadanelli con Allen e Nicola. Poi il presidente Giongo, Alessio Giongo, ci sono tante, è una bellissima notizia proprio perché la pallamano deve continuare come tradizione familiare. Nel frattempo continua anche questo match con Giubini che attacca, cerca il compagno di squadra, però praticamente Davide Bartoli riceve il pallone quasi in faccia, attacca Davide Sottacchi e trova la rete. E praticamente c'è un'ala del Palavis che esulta per questa rete in maniera praticamente smodata. Sono tutti gli amici di Davide Sontacchi a cui lui poi va a dedicare questa rete. Giubini, ancora la parata di Simone Facchinelli, che la para col suo stile, perché lui esce sempre così, la becca sempre con la mano barra costola sinistra. Sì, forse non molto bello da vedere, non molto proprio tecnico, però c'ha questo stile di parata che molte volte gli inconsente di avere ragione sull'attaccante. Ora netto, no, inutile che si arrabbi, netto rigore per il Rubiera. Alla realizzazione Garau Facchinelli, bel duello, ti lascio a te commentarlo. Garau Facchinelli che deve dare ancora prova della sua abilità dai 7 metri, non ci riesce. Dicevi tu, forse non bello, ma comunque efficace, ed è quello che poi conta alla fine. Simone Facchinelli, oggi bellissima prestazione tra i pali per lui. Però se non para un rigore noi non siamo contenti. Noi non siamo mai contenti. Bellissima prestazione di Nicolò Giuseppe, se no ci tira giù da qui e non ci lascia più commentare, perché ha fatto 13 parate in 40 minuti, vorrei sottolineare quello. Poi Facchinelli si sta ben difendendo, sta imparando, si sta allenando bene, sta crescendo, è quello che vuole il popolo giallonero. E ora questa la infila Nicolas Dainese all'angolino, ha tirato via le ragnatele dalla porta. E quello che vuole il popolo giallonero, come dicevi anche tu, è la netta ripresa di Nicolas Dainese. Oggi Dainese sta dimostrando non solo di essere ritornato in campo per fare la presenza, ma per essere dominante. E questa rete è forse la ciliegina sulla torta. E adesso si fermano le squadre per un altro timeout. Mancano poco più di 6 minuti, esattamente 6 minuti e 2 secondi se poi vogliamo essere precisi. Ma la partita è già incanalata. Il Bressano si
aspetta questi due punti che sono fondamentali nella corsa al vertice della Serie A Beretta 21-22. Ma ovviamente prima di cantare vittoria bisogna attendere il triplice fischio della coppia Merisi-Pepe. Coppia che oggi è stata molto puntuale e veramente non c'è nulla da obiettare su ogni fischiata. No, oggi no, dobbiamo dirlo, dobbiamo sottolinearlo, sta facendo una grandissima partita. Non è una partita difficilissima da arbitrare, però gli arbitri che non vedete tantissimo in campo è perché stanno arbitrando bene. E complimenti alle signore, complimenti veramente. Avranno sbagliato forse un fischio, forse due. D'altronde noi non siamo mai contenti, è per quello che lo diciamo, no? Veramente complimenti, stanno arbitrando, direi anche col sorriso sulle labbra, che mette molta tranquillità ai giocatori stessi che sono in campo. È impossibile protestare con due arbitri così. Sbaglia nuovamente in attacco il Secchia, che ormai è già con la testa al prossimo incontro, che lo vedrà protagonista tra le mura casalinghe contro il Bozen sabato 11 dicembre. Secchia, che ricordiamo una realtà storica della pallamano italiana, e ci dispiace sinceramente vederla all'ultima posizione della graduatoria, anche perché, come dicevamo prima, è una delle squadre più corrette in campo e quindi speriamo che possa trovare la quadra e rialzarsi, perché l'anno prossimo vogliamo rivedere qui il Secchia al Palavis e soprattutto vogliamo vederlo combattere come qualche decina di anni fa per il vertice. No, hai detto bene te, ma io sono convinto che con un allenatore così loro sono destinati a crescere e vedrete che già questa bellissimo pallone per il pivot, poi questa bellissima parlata di Facchinelli, che ne parliamo più tardi, fantastica. Però una realtà così deve crescere, non deve avere fretta, possono anche stare abbastanza tranquilli. Io sono convinto che sì, che sarà una realtà della pallamano italiana dei prossimi anni, che ritornerà dove gli compete, insomma, nelle squadre principali del campionato italiano, perché se lo meritano. E mentre auguriamo al Secchia di tornare ai vecchi fasti, dobbiamo fare i complimenti, anzi congratulazioni, a Simone Facchinelli per questa parata che lo ha visto praticamente protagonista con una smanacciata, un tocco pallavolistico, una schiacciata, si è sentito proprio il fragore della mano che impattava sul pallone. E qui non bene Gazzini, riparte il Secchia, versa, trova la rete, ma il gioco era stato fermato in precedenza. E sospensione per Marco Chiste, che rimane meravigliato perché non aveva commesso lui il fallo. Franz rimane meravigliato per uno sbaglio di persona, ora si accorgono, vedete che anche Marco Chiste è uscito senza protestare. Va bene che stiamo vincendo, è tutto più semplice, però i due minuti sono giustissimi e la collega ha corretto tranquillamente, una decisione presa correttamente. È da segnalare anche le scuse del direttore di gara al tavolo. Questa è una praticamente scena che non si vede quasi mai. L'umiltà, ma soprattutto la caparbietà, la determinazione di queste due direttrici di gara molto giovani, ma che hanno comunque tanta esperienza alle spalle. E ci fa piacere constatare l'arbitraggio odierno, perché speriamo che si possa sempre vedere un arbitraggio del genere con due squadre corrette in campo e soprattutto tanto spettacolo. Nel frattempo, subito in contropiede, Davide Sontacchi, che trova la seconda rete, e ormai c'è una parte del Palavis che è praticamente a rischio crollo, perché tutti i suoi amici praticamente stanno saltando e li sentiamo, li vediamo incitare il proprio amico, che ormai è diventato un beniamino, quasi una divo. Mentre qui con facilità Benci infila Facchinelli, che era spiazzato, l'abbiamo visto saltare con un passo a destra, mentre il pallone si è inzaccato dalla parte opposta. Dainese adesso per Gazzini che col numero 31 giostra la manovra del pressano Dainese. Rete fantastica di Dainese, che supera
con questo sottomano Rivi, e poi pallone recuperato da Marco Chistè, e Chistè che non riesce a trovare la rete, si era fermato, ci ha pensato un po' troppo con la mano, Rivi gli ha detto di no. Peccato, perché lì bastava infilarla forse al vertice basso, no? Sì, ma diamo merito al portiere del Secchia, dai, non diciamo niente sul nostro giocatore che aveva recuperato un bellissimo pallone, che già aveva effettuato una buona azione e poi è arrivato un po' troppo morbido. Comunque diamo merito al portiere del Secchia per questa parata. Ora entra ancora Vilotti a giostrare da centrale. Vilotti, un perno dell'under 20, scusate, di quest'anno, buon giocatore. Fusina gli dà fiducia, gli dà minuti. Se Fusina gli ha dato minuti significa che se li merita, e per la riconoscenza che mette in lui negli allenamenti, vedete che non ha paura, va a tirare, riparte Garau in contropiede e infila Facchinelli, 30-21. E per sottolineare che Villotti, dopo aver sbagliato l'attacco, è stato il primo a tornare in difesa ed era colui che stava difendendo sull'attaccante avversario. 30-21, manca un minuto alla fine di questo match, scorrono i titoli di coda, il Pressano torna a sorridere dopo la sconfitta casalinga col Sassari e si prepara al meglio per lo scontro al vertice. Lo vedrà protagonista l'8 dicembre al Pala San Giacomo di Conversano. Secchia che adesso ha l'opportunità anche di portarsi sul meno 8 e qui pallonetto di Garau, palla che supera Facchinelli ma sbatte sul palo, poi scorre sulla linea della porta. Comunque Facchinelli l'aveva toccato quel pallone. E Pressano che adesso può concludere sul più 10. Dainese la botta a rete, 31-21, ultimo pallone del match, lo gioca il Secchia, mancano 12 secondi. Versakovs, Garau, Bonassi, Versakovs, e il pallone, parata di Facchinelli, termina 31-21 al Palavis. Avevamo sottolineato prima il dato statistico, 31-21 sono anche le reti medie e realizzate e subite dal Secchia. Gioisce il Pressano, sale a quota 13 punti dopo 9 match disputati, 6 vittorie ed un pareggio per i giovanili, solamente 2 le sconfitte. Sale il Pressano adesso in quarta posizione, in attesa di recuperare proprio contro il Conversano. Ricordiamo che il Pressano ha già effettuato il turno di riposo e aveva praticamente una gara in meno rispetto a tutte le altre squadre che lo precedono in classifica. Franz, una fotografia finale su questo match che ha visto il Pressano condurre dall'inizio alla fine. Il Secchia ci ha provato, anzi nella parte finale del primo tempo sembrava stesse tornando in partita, però il Pressano nel secondo tempo ha subito messo in chiaro le cose, si è portato sul più 10 e da lì ha praticamente amministrato questo match. No, mi è piaciuto sicuramente l'atteggiamento iniziale, poi abbiamo iniziato a giochicchiare e sono stati richiamati da mister Fusina e nel secondo tempo mi sono piaciuti molto di più, buoni gli ingressi dei giovani e lasciatemi dire la più bella notizia, rientro di Nicolas Dainese, siamo al quarto posto e noi siamo felicissimi. A voi. E allora noi non possiamo far altro che augurare una buona serata a chi ci ha seguito sinora. Ricordiamo i prossimi appuntamenti delle due squadre: 8 dicembre Conversano e 11 dicembre ancora una modenese sul cammino del Pressano, questa volta però è il Carpi. Invece Bozen l'11 dicembre è l'ostacolo che vedrà praticamente il Secchia sul suo cammino. Noi vi abbiamo detto tutto, speriamo di esservi stati di compagnia e ci rivediamo ancora qui su Eleven Sports. Buona pallamano a tutti.